Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde e come vedete torno con un nuovo video. E nel video di oggi parlerò ancora una volta di Italia's Got Talent, perché è successa una cosa che non mi aspettavo assolutamente. Non nell'ultima puntata che è andata in onda, ma in quella prima, se non sbaglio, quindi quella di una settimana fa. Cosa è successo? Praticamente Frank Matano, che tutti conoscerete, ha utilizzato durante la puntata il mio mazzo di carte, le Aureas. Per chi non le conoscesse, sono queste. È un mazzo uscito ormai più di un anno fa ed è il mio primo mazzo di carte, il mio primo e unico mazzo di carte. Frank Matano l'ha utilizzato. Ora non posso mettervi il video integrale dove lo utilizza, perché sennò mi tolgono il video, come è successo con l'altro dove facevo la reaction alla mia performance. Metterò degli spezzoni e vi spiegherò perché Frank Matano aveva le mie carte. Infatti le prime cose che subito molti hanno detto, una è stata che Frank Matano è mio amico, oppure che appunto conoscessi persone all'interno e fosse un modo per pubblicizzare le Aureas. A entrambe le domande la risposta è no, e anche questo video non è fatto per sponsorizzare le mie carte, anche perché sono finite, quindi non avrebbe senso. Bene, ma parliamo di appunto Frank che usa le mie carte. Prima di tutto io non sapevo, non avevo idea che andasse in onda quello spezzone. Infatti io non sono presente in quella parte. E cosa succede in questo video? Ora metterò dei pezzi. Frank Matano in una pausa, cioè proprio durante il programma è apparsa la scritta pausa di 5 minuti, e in questa pausa, dove magari altri giudici stavano bevendo qualcosa e tutto, lui ha il mio mazzo di carte, inizia un po' a tagliare il mazzo, a mescolarlo, va da una persona del pubblico, gli fa scegliere una carta e praticamente quello che fa è indovinargliela. Poi c'è proprio la scena dove c'è lo spettatore con la carta così alta e si vede proprio che sono le Aureas, fanno poi vedere la carta di faccia e Frank appunto la indovina. Finisce lì, una cosa molto corta, molto breve, ma appunto tantissimi di voi, ma proprio tantissimi, mi hanno scritto dicendo Italia's Got Talent, Frank sta usando le tue carte, bla bla. Io in quel momento ero fuori con i miei amici, mi ricordo, e non stavo assolutamente guardando la puntata di Italia's Got Talent, quindi me lo sono perso completamente, ma anche perché appunto non sapevo che sarebbe andata in onda quella parte. Ma ora rispondo alla domanda: perché Frank aveva le mie carte? Cioè, com'è possibile che Frank utilizzasse proprio quelle carte? Alcuni di voi hanno pensato che fosse stato un caso, quindi che proprio lui avesse le Aureas e quindi le avesse così casualmente portate durante la trasmissione per fare un gioco. In realtà quello che è successo è questo: quando io ho finito la mia esibizione, per chi non lo sapesse, ho utilizzato delle carte che avevano dei numeri disegnati sopra e ho lasciato quelle carte sul bancone. Quando sono sceso dal palco e sono andato via nel camerino, dopo poco è arrivato un operatore, uno dei ragazzi che lavora dietro le quinte, portandomi il mazzo che avevo lasciato a Frank in quel momento. Mi è dispiaciuto portare via a Frank un mazzo che avevo lasciato lì, e quindi completamente a caso avevo un mazzo di Aureas nello zaino, e quindi ho detto al ragazzo che era venuto lì: se riesci falli avere a Frank, mi farebbe piacere, è un regalo. Proprio così come ve lo sto dicendo. Io non ci speravo neanche che le avrebbe portate, ci ha detto boh, chissà poi dove erano finite queste carte, e invece il ragazzo gliele ha portate a Frank. A questo punto l'altra cosa che ho pensato è detto vabbè, Frank non le starà neanche a guardare. E invece mi ricordo proprio che stavo uscendo e vedevo da dentro le registrazioni che stavano facendo nel frattempo, e mi ricordo benissimo che a un certo punto, in un momento appunto di pausa che poi è andato in onda, c'era proprio Frank che aveva appena aperto le carte e le stava facendo vedere a Mara, proprio di fianco le stava facendo vedere, e dopo che gliele ha fatte vedere appunto si è alzato e è andato tra il pubblico a fare questo gioco. Io mi ricordo che ho visto proprio la scena in diretta da dietro e non pensavo neanche che stessero registrando. Cioè io ero stracontento perché appunto avevo visto Frank che usava le carte, quindi ho detto cavolo, ha apprezzato il regalo e anzi lo sta anche sfruttando, però non pensavo che fosse ancora tutto filmato, non sapevo nulla. Quindi quando poi l'hanno mandato in onda nella puntata ci sono rimasto, cioè era una sorpresa anche per me. E nulla, sono stracontento, perché dovete anche sapere che a me in generale piace molto Frank Matano, perché lo seguo proprio da sempre, cioè da quando YouTube era aperto da poco, quindi stiamo parlando del 2007-2008. Lui aveva iniziato a fare dei video con un canale che si chiamava La Mente Contorta, dove faceva degli scherzi telefonici, e questo in pochissimi lo sanno. E però erano diventati molto famosi i suoi scherzi su YouTube. Mi ricordo che era una delle cose che andava di più su YouTube Italia, e io da lì lo seguivo. E poi dopo lui è passato al mondo della TV, le Iene, tutte quelle cose lì, ed è diventato il personaggio pubblico e televisivo che è adesso. Infatti un'altra cosa che non ho mai detto è che Frank, durante la puntata, quando io ho finito la performance, in TV non si è visto particolarmente, ma in realtà lui mi aveva difeso tantissimo, addirittura aveva anche risposto a Bastianic, e questa cosa a me aveva fatto molto piacere, oltre che mi aveva anche stupito sul momento, perché aveva proprio preso le mie difese, evidentemente, non so, ci teneva. E infatti io pochi giorni dopo gli ho scritto su Instagram ringraziandolo e pensando non mi risponderà mai, e invece mi ha risposto, si ricordava di me, mi ha tipo detto grande, mi ricordo, mi sei sembrato un ragazzo super
in gamba e insomma mi ha fatto i complimenti. Anche solo ricevere una risposta da lui mi ha fatto contento, cioè è stato molto bello e non pensavo che fosse così disponibile, quindi grande Frank. E basta, ha usato le mie carte, non lo sapevo, è stata una sorpresa anche per me, sono contento a questo punto che gli siano piaciute, se mai guarderà questo video Frank ti ringrazio. E basta, questi erano i motivi, nessun complotto strano, nessune robe, proprio così come ve lo racconto. Io gliel'ho fatta avere tramite appunto un ragazzo che mi aveva appena riportato le mie carte, ci stavo neanche pensando sul momento, speriamo che ne so, ci faccia una foto, faccia un video, cioè proprio non mi era neanche passato per il cervello, e invece le ha usate in trasmissione, quindi pazzesco. E basta, dopo i panini di Bastianich e le Aureas usate in diretta, direi che questa Italia's Got Talent comunque mi ha regalato tante soddisfazioni. E nulla ragazzi, ci tenevo a fare questo video perché volevo un po' raccontarvi come fosse andata e sono anche parecchio contento. E basta, noi ci vediamo un prossimo video martedì come sempre, grazie per aver visto il video, in realtà grazie per tutto come sempre, ora vado ad usare un po' le Aureas. Ciao ragazzi!